Programma è dedicata alla cronaca in diretta. Oggi, come ci ho già anticipato Piero Vigorelli, parleremo del mostro di Firenze, il killer più ricercato d'Italia. Ha già ucciso 16 volte, la prima volta il 21 agosto del 68, l'ultima volta il 10 settembre dell'83. Piero Vigorelli è collegato per Detto tra noi da Vicchio in compagnia di diversi testimoni, devo dire tra l'altro anche di genitori purtroppo di vittime del mostro di Firenze. Diamo la linea a Vicchio, a Piero Vigorelli, per sapere qualcosa di più. Piero? Eccomi qua, dunque, per raccontarvi la storia del mostro di Firenze, dei suoi assassini, dei suoi bestiali rituali sadici e maniacali, partiremo dal penultimo dei suoi delitti. Partiremo quindi dal 29 luglio del 1984, quando qui vicino a Vicchio sul Mugello, che fra l'altro è il paese che ha dato i natali a Giotto e al beato Angelico, il mostro di Firenze ha sorpreso Pia e Claudio. Il papà della ragazza uccisa aveva 18 anni e che è qui con me, sarà quindi in diretta per Detto tra noi, e lui vi racconterà il suo dolore, la sua rabbia, le sue speranze che il mosso possa essere catturato, perché quell'uomo diabolico può colpire ancora. Vi devo dire anche che da quasi 25 anni si dà la caccia a questo spietato killer, esempio unico, unico nella storia criminale per lucidità metodica e per ferocia sadica. E da 6 anni però c'è un uomo, un poliziotto, a capo di una squadra speciale di investigatori per la caccia al mostro di Firenze. Anche lui è in diretta per Detto tra noi. Buon pomeriggio. Il mostro di Firenze forse ci sta ascoltando, il poliziotto vuole parlargli, forse ha un messaggio per lui. Ascolterete queste ed altre testimonianze fra qualche minuto. Grazie Piero Vigorelli, come consuetudine di Detto tra noi. Noi abbiamo ricostruito il caso di Pia e di Claudio, l'omicidio di Pia e di Claudio in un filmato. Abbiamo optato però per una linea soft, perché purtroppo ormai il rituale del mostro di Firenze lo conosciamo tutti, con una beretta calibro 22 che uccide le coppie e poi infierisce sul corpo delle donne con un coltello. Dunque vi ripeto, Maria Elena Vasaio, che ha ricostruito questo filmato, per i brividi. Penso di sì. Ecco, però tu ponevi delle domande, io penso che a tutte queste domande e ad altre domande ancora noi risponderemo evidentemente nel corso di questo collegamento in diretta da Vicchio del Mugello, il paese che ha dato ai natali, vorrei ricordarlo, a Giotto e al beato Angelico. Però perché vi parlo da Vicchio? Perché è in questa zona che il mostro di Firenze ha colpito 4 volte su 8, e perché Pia e Claudio erano entrambi di Vicchio. Claudio Stefanacci nel luglio del 1984 aveva 22 anni, era un ottimo ragazzo, veramente, che aveva un po' assunto le redini della famiglia perché il papà era morto in un incidente stradale e lui aiutava la sua mamma a mandare avanti il negozio. Claudio era innamorato di Pia Rontini e lei aveva solo cuore ed occhi per lui. Quella sera però del 29 luglio del 1984, terminato il lavoro per entrambi, Pia e Claudio avevano deciso di passare qualche ora insieme, era la sera del penultimo delitto del mostro di Firenze. Ora vi ho presentato prima il papà di Pia, Renzo Rontini, che è qui con me, buon pomeriggio anche a lei e grazie di aver accettato di partecipare a questa trasmissione. Ecco, mi può parlare di sua figlia, di Pia, cosa faceva, come viveva la sua vita? Ma una vita normale come tutte le ragazze di oggi. Una figlia tranquilla, buona, ubbidiente. Mi pare che aveva appena terminato le scuole nel luglio dell'84. Era stata in Danimarca a una scuola di specializzazione come cuoca per 4 mesi. Era appena tornata a casa e inizialmente le avevamo trovato un lavoro come commessa al bar qui di Vicchio, la stazione. Mi pare che non ha fatto neanche in tempo a ricevere il primo stipendio. Purtroppo no. Poi ho letto che era maggioretta anche nella Vicchio Folk Band. E che lei ci teneva moltissimo. Mi piaceva? Sì. Poi so che conosceva molte lingue straniere, sua moglie è danese, quindi conosceva evidentemente il danese. Anche molto bene l'inglese, il tedesco. Era una ragazzina abbastanza vispa. Lei sapeva che Pia e Claudio erano innamorati? Sì. Condivideva questa loro storia? È chiaro, non ci si può opporre all'amore. Conosceva evidentemente Claudio molto bene ed era un ragazzo ottimo come... Fantastico.
Loro sono usciti quella sera del 29. Normalmente, mi pare, rientravano sempre molto puntuali. Molto puntuali. È lì che, quando Vini ha visto che la figlia non tornava a casa, si è data da fare, perché quel giorno io non c'ero, ero a Livorno. Vini e sua moglie, vorrei precisare. E quindi scattano le ricerche, era intorno alle 23 circa, scattano le ricerche, telefonate angosciose evidentemente prima agli amici e ai conoscenti dei due ragazzi, di Pia, e come si sono svolti in questi anni. Ci dia per favore almeno due esempi che lei considera negativi. No, io non sono critico. I nostri magistrati e gli investigatori hanno fatto un lavoro colossale che io ho potuto constatare con grande rispetto. Quello che non mi entra nella testa è che sono passati 24 anni e che siamo sempre allo stesso punto. Io non critico nessuno, anzi, ho un grande rispetto. È vero che anche lei ha svolto, se così si può dire, delle indagini personali, fra l'altro spendendo parecchio? No, quello che mi è stato riferito ho sempre, da persona civile, riportato a chi di competenza, della polizia, dove ho ritenuto opportuno. La minima informazione che io ho avuto l'ho sempre riportata, non ho mai fatto niente da solo. Abbiamo la nostra polizia, abbiamo i nostri magistrati. Purtroppo quello che fa dolore è pensare che un caso così in 24 anni non è stato ancora risolto. Lei, io so, non si vuole rassegnare, lo sta dimostrando, no, non anche perché... No, mai, mai. Perché è qui a questa nostra trasmissione. Nessuno evidentemente gli potrà restituire Pia. Questo ne sono cosciente, è proprio per quello. Ecco, perché? Perché la giovinezza è una cosa bella e non possiamo togliere il bello della vita a un giovane o lasciare i genitori in suspense perché magari il figlio è tornato 10 minuti più tardi. Ma purtroppo tuttora esiste questa paura. Noi dobbiamo lasciare liberi i nostri giovani e i genitori tranquilli. Non possano essere fino a questo momento. Cioè lei non si rassegna perché pensa agli altri giovani, sì, e pensa che il mostro può colpire ancora. Sì, e io so quello che ho sofferto e quello che hanno sofferto anche gli altri e ho terribilmente paura che non succeda una cosa come è successo a tutti noi, come è successo. Ha detto che il suo dolore più grande è stato quando un anno dopo l'assassinio di sua figlia è stato scoperto il cadavere, sì, degli altri due francesi. Forse è più duro sapere che quest'uomo ha colpito nuovamente e che esiste ancora. Forse ci starà vedendo. Vuole dire qualcosa? Ma se vuol venire a incontrarmi è benvenuto da me. È benvenuto? Benvenuto. La ringrazio per questa sua testimonianza di grande, grandissima dignità. E a questo punto cerchiamo di vedere come, dove, quando, perché in questi 24-25 anni il mostro di Firenze ha ucciso 16 persone, sempre con la stessa arma, sempre con la stessa tecnica, sempre con un rituale sadico. Vediamo come ha ucciso per capire perché questo mostro può uccidere ancora. Perché quella del mostro, credetemi, non è affatto una psicosi collettiva. Il mostro non è il frutto di una fantasia. Il mostro c'è e probabilmente è ancora vivo e forse sta guardando questa nostra trasmissione per capire se è stato scoperto qualcosa di nuovo su di lui. Allora guardiamo questo filmato, secondo filmato realizzato di incertezze nelle indagini in questi anni. Questa è anche la sua tesi? Certamente, questi delitti hanno trovato impreparati tutti quanti, polizia compresa ovviamente, giudici che sono cambiati molte volte. Forse anche i criminologi. Certamente, io mi occupo di questa cosa ormai da 15 anni e le difficoltà sono state tante. Si può ricordare per esempio questo, non fu mai preso il sangue delle vittime per fare i riscontri con oggetti trovati in casa dei sospettati. Non furono seguiti, magari sospettati in periodi in modo particolare per poter confrontare la loro presenza durante i delitti, ma queste sono questioni forse marginali. Non sono d'accordo su... Tra l'altro io non mi meraviglierei affatto se non fosse stato reso noto che le indagini ematiche sono state eseguite. Noi sappiamo in realtà che questo non è successo, ma la cosa che mi piaceva sottolineare è che i ritratti di Abrams dell'FBI sono campati in aria.
noi siamo di fronte a una situazione, e mi piace, come l'ho già detto a altri giornalisti, specificarla, una situazione particolare. Questo non è certamente quello che si chiama un last murder, una persona che ama uccidere, perché sennò i delitti avrebbero un'altra frequenza. Il mistero, forse il dottor Perugini mi potrà confortare in questo, di questi omicidi, è che non riusciamo a capire esattamente il movente. Un movente che, dati gli stacchi di tempo enormi, non può, faccio un esempio, un alcolista vuol bere tutti i giorni, questo invece colpisce in maniera scandita nel tempo e soprattutto sempre in un luogo, mentre se volesse trovare delle coppiette qualsiasi avrebbe una grande possibilità di scelta. Ecco, questo ci dovrebbe fare riflettere e fino ad oggi non è stato invece sviluppato a fondo questo concetto. Ecco, vorrei... Sì, mi dica. La presenza lui ha sempre quasi sempre colpito quando qualcuno che riteneva innocente era dentro. La presenza dell'indagato Pacciani penso che debba preoccupare molto i giovani che si appartano alle campagne in questo momento. Ecco, la ringrazio anche per questa sua precisazione. Ci sono, ecco, a questo punto vorrei chiedere se sono domande o chiarimenti di studio, da studio su quello che abbiamo finora detto, poi ci sono altre testimonianze. Sì,